7-8 uomini col volto travisato che si aggirano per strada. Tutto questo appunto nella strada del lusso della laboriosa Milano, all'ora del tè del 15 aprile del 1964, altro 15 aprile che c'è un po' un aspetto cabalistico, anche la mia data di nascita e anche la data di uscita, di pubblicazione. Posso fare una domanda? Prego. Questa ricerca anche dettagliata comunque di Faldoni, di andare a cercare direttamente gli atti e tutto il resto, no? Può diventare quasi sotto un certo aspetto una mania, cioè il fatto che poi inizi a entrare dentro il circuito della ricerca e approfondire su una cosa che poi non riesci più a uscirne fuori, tra virgolette, a livello proprio psicologico. Il rischio c'era, c'è stato, ma non ci sarà, perché sono fatto del male, ci siamo fatti con le dita del male, con le nostre mani, ma abbiamo capito che farò, insomma, continuerò a fare altre cose del genere, quindi mi depositerò, farò delle ricerche, a parte il fatto che con le ricerche che abbiamo fatto, se voglio continuare a cimentarmi su queste storie qui relative a questo universo per cui di Marsiesi, cioè posso tirar fuori, non dico un centinaio, ma decine sicuramente, quindi già una bella base c'è, però non ho voglia di ripetere questo, tra virgolette, questo errore, che non è stato un errore, perché il processo di ricerca in sé è bellissimo, però ti prende tantissimo tempo. Quindi, il fascino che il poi fascino, è come lo scopritore di tesori, esatto. E quello, cioè, almeno per me allora mi vendico e rispondo con una cosa che non c'entra, tanto ora non lo posso permettere, tanto voti non me ne permetto. 6-7 che per lei erano spesso. Diceva che era un mago, era un mago. Una sera in una strada scura, occhio c'è una lambretta, vincendo di non aver paura, e il cielo ti monta in fretta. Ma che rogna nera nella sera, qualcuno vede e chiama, veloce arriva la pantera, e lo beve la mamma. E il suo nome era Cerutticino, ma lo chiamava Andrato, gli amici a parte Giambellino, diceva che era un mago. Si trova il terzo raggio, è lì che attende il suo processo, e forse vi è un fuori a maggio. Di chiudere che è stato abbastanza. Perché c'è qualcuno che. Ah, no, no, scusate. Una ci deve essere. Ultima, se no mi dimetto da presunto scrittore. Se Francesco Musumeci non fa un intervento, si fa un fallimento. No, io non ho detto. Però ero, no, vabbè, in realtà ero interessato alla cosa. E tu ne hai accennato in un passaggio in uno dei tuoi. Mi interessa capire come tu hai affrontato, hai già detto qualcosa, ma come tu hai affrontato proprio la creazione di un romanzo. Beh, io cerco di rispondere come io, lo più semplice possibile, perché io non cerco di fare voli millenari o cose troppo intellettualoide o intellettualistiche, ho cercato di raccontare la storia di un crimine dal punto di vista
dal punto di vista dei criminali, quindi ho cercato di calarmi in quella parte lì. Ho provato a scrivere su temi lontani da quella che è la mia persona, da quella che è la mia indole, la mia personalità, cioè non so, in quel modo. Anche questa era la sfida che mi piaceva mettere in atto. E proprio per questo, proprio perché parlavo, ho scritto di personaggi lontanissimi da me, mi è piaciuto e mi sono divertito tantissimo. Ho scritto di questi personaggi perché, questo magari è appunto un po' abbastanza semplice come spiegazione, però è anche vero, quindi devo dirla, è onesto da parte mia a riconoscerlo, c'è il lato oscuro, il mio lato oscuro che emerge, c'è il fascino del male, il fascino del male che secondo me però è anche, non è una cosa di adesso, di oggi, mia, che insita nell'essere umano, c'è l'epica, che cos'è? L'epica è anche quella. L'epica contemporanea, secondo me, è l'epica criminale. Sicuramente c'è una parte, una componente creativa mia a cui ho voluto dar sfogo. Ho voluto dar sfogo tantissimo. Ce l'ho sempre avuta. Ho avuto l'opportunità di mettere nero su bianco, di cimentarmi con questo percorso e finalmente l'ho fatto. Ma c'è questo romanzo, credo che vada oltre il semplice oggetto fisico, non è tanto semplice, la creazione, è quasi tra virgolette come un figlio, non può essere mai come un figlio, però è una parte di me che emerge. Quindi c'è anche, oltre all'aspetto di creazione, c'è anche una cosa che va oltre, c'è un aspetto di proiezione di me stesso. Cioè rappresenta me anche in questo momento, rappresenta un salto di qualità nella mia esistenza, rappresenta la possibilità per me di fare cose che non avevo mai fatto, di andare oltre i vincoli che mi ero dato, perché nessuno mi ha dato vincoli. Però chi mi conosce bene sa benissimo che a me non piace stare, ho sempre fatto una certa sofferenza di stare sotto i riflettori. Adesso sono un po' più grandicello, forse sto diventando adulto, e questo adulto quando sono i 40 anni, però oggi è così, sono fatto che mi è cresciuta pure la barba bianca, questo romanzo rappresenta anche questo percorso. E rappresenta anche un'altra cosa, che un percorso anche in qualche modo terapeutico, e rappresenta anche la possibilità di un riscatto per me. Riscatto rispetto a cosa? Rispetto al fatto che la natura mi ha dotato di un po' di fattori di vario genere, sia di una faccia da bravo ragazzo, sia di una personalità di bravo ragazzo, che ci sta. Però io finalmente posso anche, ero in qualche modo, sono sempre stata una vita costretta a essere in quel modo, dovevo essere. Ora con questo romanzo posso anche avere altre vite, fare altro, essere il cattivo di turno. Rispondere solo alle domande che le faccio. E che cazzo?
accertamenti. Ho fatto il sogno, dove la polizia è stata tutta chiusa dentro una prigione che si chiamava Diaz. Ho fatto il sogno, dove la polizia prende una manganellata senza poter scappare via. Fantasia. Ha fatto un sogno dove i carabinieri arrestavano i nemici dello Stato, sì, ma sono quelli veri. Ha fatto un sogno dove nei tribunali c'era chiuso il telecomando per davvero, oltre ai due contadini assassini, e si riscrisse la storia con la fame e memoria. Senza nessuno chiama e senza una vergogna di essere nato in Italia. L'Italia è guardata sola, l'Italia che lavora, viene di alta bellezza di gente che sogna, non sono sogni di gloria. Lasciamo un alone di mistero. Che da sempre hanno il potere
decidere la storia o di riscrivere la tua memoria. E voglio i nomi ed i cognomi, e voglio una sola verità e non le tue ragioni, nomi e cognomi degli assassini, di quelli veri e non dei vostri servi, e burattini. Peppe Giuffrida, che è già in giro al cinema da Cireale da giovedì 4 al cinema Margherita. La colonna sonora è contenuta anche nel mio disco, che ricordo è vendita a tutti i giri al suolo. A novembre ci sarà l'edizione fisica con 12 brani in totale, per adesso sono 6 che abbiamo partorito, poi sono... Già sei brutto, metti anche in primo piano stretto. No, che riprende. Questo andrà su Facebook, anche questo. No, questo. Grazie Davide.